Amici di Rai Sport, un cordiale saluto da Fabrizio Piacente e bentrovati all'appuntamento con la quarta edizione dell'Orienteering Roma Meeting. In mia compagnia per il commento tecnico c'è Pietro Illarietti. Ciao Pietro. Buongiorno a tutti, grazie e benvenuti a questo bellissimo meeting in città, finalmente anche a Roma. Eh sì, tre giorni di gare appunto immerse nello splendido scenario della città eterna. Prima giornata a Piazza del Popolo, poi Villa Ada e per chiudere Villa Panfili. Sì, qui rispetto alle altre gare vedremo gli specialisti proprio delle prove urbane, quindi tutt'altro tipo di abilità rispetto alle classiche gare in bosco. Esempio concreto di come questa disciplina, Pietro, sia ideale appunto non solo per gli spazi campestri o boschivi ma anche per i centri abitati. Certo, questa disciplina che si può praticare ovunque, ma ascoltiamo subito il tracciatore. Stefano Zarfati, tracciatore della gara sprint a Roma. Sì, difficoltà ovviamente visto che la gara è del primo maggio e la città è colma di gente che è felice di viversi Roma. Difficoltà tecniche ovviamente sono varie, sono quelle innanzitutto di evitare dei punti importanti perché ovviamente di grande interesse storico, quindi fare attenzione dove far passare gli atleti, però cercando ugualmente di farli divertire. E qualche sorpresa per gli elite, che li vedrà fare un ultimo sforzo finale anche fisico andando sulla terrazza del Pincio, che è meravigliosa soprattutto in questo periodo. Centinaia i partecipanti, ecco il primo tracciato. Pietro, questo è relativo alla prova maschile. Sì, prova maschile, ovviamente uomini e donne che gareggiano su due percorsi differenti, percorsi molto tecnici, tratte molto brevi. Oggi, come anticipato dallo stesso Stefano Zarfati, un ostacolo in più, ossia Roma è veramente gremita di gente, una giornata fantastica e appunto bisogna essere bravi a leggere la carta ma anche evitare il pubblico perché prima di tutto non bisogna farsi male. Qui le prime partenze sono circa appunto 450 gli atleti, 21 le nazioni presenti. Ecco, dicevamo tantissimi partecipanti di tutte le età, abbiamo visto dei ragazzi giovanissimi proprio i primi a partire. Sì, giovanissimi, sai che nell'Orienteering non è mai troppo presto per iniziare, quindi i giovani iniziano presto perché poi dopo ci vuole un po' di tempo per formarsi appunto dal punto di vista tecnico e poi arrivare ai massimi livelli come poi qua vediamo Lucia Curzi, un atleta che da anni ha già conquistato un titolo italiano a Subiaco 2 anni fa proprio nella gara sprint. Lei è una specialista di questo tipo di prove. Poco prima di lei Andreina Bragni, anche lei una atleta top, così come Daniele Pagliari. E Daniele Pagliari è un atleta della Forestale, mentre Adriana Brandi è proprio un atleta del CCR Roma, quindi lei è una che sente in modo particolare la gara. Qui un ritorno all'Orienteering, Marek Adam, un ragazzo nato in Polonia e ucraino, poi d'adozione, ora residente in Italia, abita in Campania. Lui, dopo un po' di tempo che è stato lontano dai campi gara, rientra nell'Orienteering che conta e oggi probabilmente sarà un ragazzo da tenere d'occhio, così come da tenere d'occhio è Sarah Rollins, un'atleta esperta, la britannica Sarah Rollins, che ha ben figurato anche in varie edizioni dei campionati mondiali. Marek Adam, tra l'altro, Pietro, è un atleta polivalente, bravissimo per esempio anche nei 10.000 che corre in 31.50. Sì, nel duathlon. Sì, è un atleta veramente polivalente, però poi quest'anno è rientrato all'Orienteering e ha preso parte a varie gare e ci ha confidato che è un ritorno praticamente a un vecchio amore, quindi la passione per questo sport che non muore mai. Qua vediamo una soggettiva dalla telecamera e come vedi Roma si sta riempendo e soprattutto qua poi sulla scalinata sarà uno dei passaggi più difficili per gli atleti. Temperatura molto alta per questo periodo dell'anno, un'insidia in più per i concorrenti. Assolutamente sì, perché sono i primi caldi, gli atleti hanno gareggiato in prove di vario tipo in bosco e dove hanno anche trovato la pioggia, invece oggi è veramente estate piena nonostante siamo ancora ai primi di maggio. Stefano Galletti, Stefano Galletti che tu magari
non conosci, però è lo speaker storico dell'orienteering italiano. Lui conosce tutto, è praticamente un'enciclopedia vivente, e prima degli atleti, qua Laura Carluccio, un'altra specialista delle sprint, prima che gli atleti arrivino lui fa questo giro di ricognizione, dove così può rendersi conto delle difficoltà che gli atleti troveranno. Questo è il valtellinese Marco della Vedova. Annalisa Gadler è una giovane, viene dal Trentino, è di Trento, e qua Daniele Pagliari, forestale Daniele Pagliari, è il primo big ad arrivare in questo momento. È primo Adrien Brandi, atleta di casa, anche lei in questo momento fa segnare il primo posto, una prestazione ottima. Molti atleti di casa, romani o comunque nativi del Lazio. Come Michele Fioca, anche lui è un laziale, qui si confronta con Adrien Brandi, sono stati molto bravi, però oggi la concorrenza internazionale è d'alto livello. Arriva un'altra locale. Andreina Brandi, anche lei in grande spolvero. E questa è la forte britannica, la Sarah Rollins. E qui diciamo che è balzata subito alla vetta della classifica, è una specialista comunque, cosa vuoi fare? Le straniere oggi sono andate forti. Queste sono le fasi relative, ecco qui, a vincere ai primi arrivi appunto. Marek Adam, poi Arepekka Lassila e poi Michele Fiocca, il primo degli italiani. Tra le donne Sarah Rollins, la atleta di casa Adrien Brandi e poi la specialista Lucia Curzio. Tempi interessanti? Sì, tempi interessanti, calcolando che c'era questa difficoltà del pubblico, però ce lo spiegheranno loro a brevissimo quali sono state le difficoltà maggiori. Sicuramente uno scenario bellissimo a cui forse gli atleti non sono nemmeno abituati. Eccoli qui. A vincere a Roma è la britannica Sarah Rollins. Hello and thank you. Yeah, I had a really good race today. Beh, è stata una buona gara oggi, grazie a tutti. È stato veramente incredibile correre in mezzo a tutta questa gente. Erano sorpresi a vedere questi atleti che correvano, poi una gara molto tecnica. A vincere in Piazza del Popolo è Marek Adam. In questa città era percorso molto difficile, tecnico, e anche era un problema pieno di turisti. Dovevo dire solo permesso, mi scusi. Però alla fine mi è piaciuto molto, era abbastanza difficile. Ho fatto piccolo errore, però è rimasto molto contento. Molto bene, queste sono le immagini relative, non abbiamo parlato in apertura di una scuola che ha ospitato la preparazione degli, sì, atleti prima del, c'è stata questa preside che molto gentilmente ha aperto parte della struttura e ha concesso così agli organizzatori guidati da Daniele Guardini la possibilità di usufruire di questo spazio. Qui passiamo però alla seconda giornata di gara. Cambia lo scenario, dunque siamo sempre nella capitale, ma lasciamo il centro storico e la splendida Piazza del Popolo per trasferirci in uno dei tanti polmoni verdi di Roma, Villa Ada. Certo, qui bisogna dire che a Roma siete veramente fortunati, perché poi praticamente in città avete questi grandissimi parchi. Emiliano Corona, tracciatore gara sprint di Villa Ada. Sì, oggi siamo a Villa Ada, che è una vera e propria giungla in mezzo al centro di Roma, gara molto impegnativa dal punto di vista tecnico, perché comunque il bosco è su e giù e bisogna un po' lottare con la vegetazione. Ho cercato di fare dei tracciati in maniera che fossero interessanti e soprattutto per le categorie agonistiche, quindi per gli elite, mentre ho cercato di fare un qualcosa di un po' più soft per i ragazzi, insomma, in modo che potessero divertirsi e uscire indenni da questo bosco. Ed eccolo qua il tracciato, questo è sempre quello degli uomini? Sì, questo è, come vedi, la categoria maschile elite, e poi vedremo invece il tracciato della categoria femminile elite. Ovviamente tracciato che viene svelato al momento della partenza, percorsi che sono di fatto segretati e segreti, quindi. E qui siamo nella zona di partenza. La cosa incredibile è che anche comunque
gli atleti di Roma hanno fatto fatica ad orientarsi in questa cartina. Non vuol dire che essere un residente in questa città poi tu sarai favorito, certo, matematicamente. C'è aria di prestazioni importanti da parte degli atleti italiani oggi. Ma sai, c'è la voglia di mettersi in luce nella propria città, la voglia di portare a casa una vittoria che non fa mai male, e soprattutto proprio la voglia di primeggiare con se stessi, perché l'orienteering è poi una sfida con se stessi, insomma. Senz'altro, abbiamo visto la Trondshaug, via via tutti gli altri atleti che prendono il via, Annalisa Gadler. Come ti dicevo, Annalisa Gadler è una giovane di belle speranze, mentre qui Maria Novella Sbaraglia, gloriosissimo passato in azzurro e attualmente consigliere federale della FISO, Federazione Italiana Sport Orientamento. Anche oggi condizioni meteo ideali, c'è il sole, temperatura alta. Parte Sara Rollins, sicuramente lei oggi è una da tenere particolarmente controllata, e qua il vincitore di ieri in Piazza del Popolo, Marek Adam. Dicevamo, giornata tipicamente primaverile, anche oggi circa 450, pensate, gli atleti in gara. Sì, sono tanti, però come vedi partono, ecco qui un altro, lui viene dalla Scandinavia e la si pecca, e lui è un atleta che per la prima volta in Italia però ha voluto essere presente in questo meeting e magari oggi non così favorito, però è uno che alla distanza potrebbe dire la sua. A conferma del fatto, Pietro, che in questa disciplina i nord europei continuano, insomma, a farla un po' da padroni. Beh, assolutamente, assolutamente, loro sono i grandi leader del movimento, dove ricordiamo ci sono eventi molto importanti con anche 20.000 partecipanti, quindi diventano proprio delle vere feste e comunque appuntamenti di massa. Qua Daniele Pagliari, un forestale, vuoi che non si sappia orientare al meglio in questa vegetazione. Nativo o meno della città, comunque questo è il suo, chiamiamolo, habitat naturale. Assolutamente sì, anche Emiliano Corone, tracciatore di oggi, è un altro atleta della forestale. E qui invece una sorpresa. Se che ti piace farti bella con il trucco della sera, uscire un po' la moda con la nera. Ospite di oggi Stefano Zarfati, un artista che gli orientisti conoscono molto bene. Beh, diciamo che dopo circa 10 anni di orienteering, per mia fortuna, quelli che sono stati i primi incontri sono trasformati poi in amicizia, e oggi ho tantissimi amici nel mondo dell'orienteering, sport che amo al punto tale che adesso è diventato anche il mio lavoro. Lo insegno nelle scuole e le amicizie aumentano. Ospite di oggi mi ricorda i tempi in cui appunto cantavo e in cui avevo fatto i miei 3 album, il disco d'oro. Bellissime esperienze, devo dire, mi sento un uomo particolarmente fortunato proprio perché la musica, lo sport e la natura, quindi per me è motivo di grande soddisfazione interiore. Perché l'amore è quel moto perpetuo che non fa bene. Un balzo nella hit parade di qualche anno fa. Sì, pensa che il nostro operatore Claudio Russo poi ha confidato di avere chiesto un appuntamento a sua moglie proprio sulle note di una canzone di Stefano Zarfati, quindi a volte ritornano. Però nel frattempo ha cambiato parrucchiere. No, forse anche lui ha cambiato parrucchiere e si è un po' imbiancato. E allora, eccoci di nuovo alla gara, Andreina Brandi in evidenza. Andiamo nella zona d'arrivo, dove qui arriva Andreina Brandi, che sicuramente si sta ben comportando, però oggi vedo più sua sorella Adrienne Brandi, che è forse fisicamente più potente. Michele Fiocca, anche lui alle battute conclusive. Sì, Michele Fiocca è uno specialista di questo tipo di gare, quindi sicuramente può far bene. Lui e Giacomo Nisi, un altro atleta di casa.
loro con Alessio Tenani se la giocavano sempre nel Trofeo Nazionale Centri Storici, che era una diciamo così una challenge che era in vigore fino all'anno scorso, quest'anno ha cambiato denominazione. Anche oggi, come vedete, c'è del pubblico, ma nulla a che vedere con la ressa di turisti che in qualche modo ha anche un po' disturbato la gara di Piazza del Popolo. Allora, assolutamente sì, però se tu sei in gara in quel tipo di competizione sai che il pubblico fa parte della componente difficoltà e quindi diciamo che non puoi nemmeno prendertela con il pubblico, ma soprattutto devi badare a non far del male a te stesso e agli altri. Qua Mare Kadam, dopo aver vinto ieri, ci prova anche oggi. Eh sì, è in gran forma, lo abbiamo visto anche in questa immagine. Come vedi, anche in questo caso Bettega non stava correndo fortissimo, ma perché era impegnato in quella attività così di lettura che richiede anche un attimo di rallentamento, un riordino delle idee e poi una ripartenza. Ma ecco Giacomo Nisi, uno dei favoriti di oggi. Eh sì, non conta solo la velocità in questo sport, giustamente sottolineavi questo aspetto, quello che poi conta è, come dice il nome stesso della disciplina, saper essere capace ad orientarsi in qualsiasi momento della competizione stessa. Esatto, un altro laziale, Giulio Rossi, ci spostiamo in zona d'arrivo, oramai scopriremo chi vincerà la prova di oggi. Qua Maria Novella Sbaraglia non ha più il passo di un paio di anni fa, però è comunque una delle atlete migliori in gara oggi nella categoria Women Elite. E allora eccoli gli arrivi uno dietro l'altro degli atleti e delle atlete in gara. Qui entriamo nella zona calda con Daniele Pagliari, il suo è un buonissimo tempo, al momento è al comando, come dice anche lo speaker Stefano Galletti. Aaron Gaio invece dalla Valle di Primiero, lui è un tesserato del Pavione, questo è Eddie Sandri. Questo è il suo sprint conclusivo. Eddie Sandri è un concorrente che ha scelto una linea di alimentazione molto particolare, lui non mangia carne, quindi però riesce a competere a buonissimi livelli. Direi, ecco Sara Rollins, eccola qui, la vincitrice di Piazza del Popolo. Oggi forse sì, sta sicuramente andando meglio di Maria Novella Sbaraglia, al momento sta facendo segnare un tempo migliore Maria Novella Sbaraglia, vediamo però se riuscirà ad essere prima anche oggi. Chi? Attenzione al finlandese Pekka Lassila, che al momento si piazza in prima posizione. Grande prestazione anche per Michele Fiocca, scarica i dati. Ecco Adrian Brandi, ottimo tempo, sta sprintando, il pubblico sicuramente è dalla sua parte e scarica prima. Complimenti, bella prova. 33-23 per l'atleta di casa. Ecco il vincitore di ieri, molto bene anche, però non sembra essere pienamente soddisfatto, la sua espressione non era. Dalla Toscana, da Prato, Massimo Bianchi e dietro Lucia Curzio. Lucia Curzio, grande specialista della disciplina. Sì, assolutamente sì, come ti dicevo, si è laureata campionessa italiana a Subiaco, quindi lei si allena con il gruppo della Polisportiva Masi. Però attenzione, Giacomo Nisi, lui... tifo da stadio per Giacomo Nisi. Sì, Giacomo Nisi. Scarica, bravo, molto bravo, sfinito, ma è primo. Ah, 28-35, anche lui un romano che vince a Roma. Sì, quindi sfata il detto Nemo Profeta in Patria. Giacomo Nisi, dietro a lui Pekka e poi Michele Fiocca, quindi i romani oggi in grande evidenza. Poi Adrian Brandi, Sara Rollins e Lucia Curzio, molto vicine come vedi anche nei distacchi. Gara combattutissima, soprattutto quella tra le donne. Sì, molto vicine, andiamoli a ascoltare però. Giacomo Nisi, vincere in casa è una soddisfazione particolare? Sì, certo, diciamo che ho cercato di fare quello che avevo fatto già 2 anni fa, quindi fare villade in modo tecnicamente giusto, visto che insomma è una... più un bosco che una villa, quindi sono partito piano cercando di fare una gara tecnica buona e mi è riuscito.
le gambe vanno e sono soddisfattissimo di essere riuscito a, insomma, ad avere questo risultato qua in casa. Questo è importante per me. A Villa Ada a vincere Adrienne Brandi. Sì, oggi ho fatto una gara regolare fino alla fine, tranne un errore al penultimo punto, mi dispiace un po', però sono comunque contenta di aver ottenuto questo risultato. Certo, sempre vincere in casa è sicuramente soddisfacente, quando abbiamo tutto il pubblico dalla nostra parte fa piacere. E allora complimenti ai due atleti romani che vincono la seconda tappa di questo meeting romano, appunto. E qui cambiamo ancora scenario. Dopo Piazza del Popolo e Villa Ada ci trasferiamo per la terza ed ultima giornata di gare a Villa Panfili. Sì, a Villa Panfili qui ci si gioca, oltre alla vittoria di giornata, anche la vittoria poi finale di questo meeting, quindi al momento la lotta è incerta. Andiamo a sentire il tracciatore però. Manuela Manganelli, tracciatore della sprint di Villa Panfili, quali le difficoltà di oggi? Le difficoltà sono legate probabilmente a un cambio di situazione, nel senso che si passa dal prato con erba alta, terreno aperto, con grande visibilità, a zone invece di bosco con piccoli sentieri. E quindi ci sono questi cambiamenti che potrebbero mettere in difficoltà i concorrenti. Si va su con le pulsazioni e bisogna arrivare in punti in cui bisogna anche ragionare. E questi sono i tracciati, questo è quello maschile. Quindi, come anticipato da Manuela Manganelli, siamo in un parco, ma ci sono dei momenti in cui si sale con le pulsazioni, quindi ci sono delle belle salite, si fa una certa fatica e quindi vedremo chi saprà gestire al meglio lo sforzo e saprà essere lucido nella lettura di questa mappa. Allora No, anche perché Pietro, siamo al terzo giorno di gara, quindi lo sforzo di oggi va sommato a quelli non indifferenti dei due giorni precedenti, dunque davvero una prova notevole per gli atleti che assolutamente gareggiano. Sì, devo fare i complimenti agli organizzatori che hanno abbinato questa formula molto interessante, queste gare che si occupano una metà giornata e poi i partecipanti hanno la rimanente metà giornata per poi fare del turismo o quello che più insomma gli piace. Tu pensa che Sarah Rollins alla termine della seconda giornata, poi finita la gara in villa, praticamente ha partecipato a una gara sulle 10 miglia, quindi una super atleta. Ah, ecco, tanto per defaticare un po'. Certo, mentre noi abbiamo scelto la via del corso per fare lo shopping, lei si è cimentata in un'altra gara. Complimenti alla Rollins. Giornata anche questa ricca di partecipanti, non solo quelli che abbiamo già visto esibirsi nei due giorni precedenti, ma anche molti studenti delle scuole primarie erano... Sì, si sono aggiunte delle scuole, mentre parte Adrienne Brandi, e quindi abbiamo superato ampiamente i 500 partenti, una piccola folla ordinata che ha invaso Villa Panfili e poi dopo così ha creato questo villaggio, non ha rovinato nulla di questo bellissimo parco e poi dopo tutto è stato ripiegato, riposto e sul terreno non è rimasto nemmeno un sacchetto di plastica. Una vera e propria festa dello sport, non è un modo di dire. Assolutamente sì. E ecco ancora Marek Adam, grande protagonista il primo giorno. Aaron Gaio, impegnato in questo periodo in un dottorato in quel della Sicilia, è rientrato apposta per questa gara e poi dopo è impegnatissimo a livello organizzativo anche con la sua società del Pavione e all'interno del Comitato Trentino. Mentre qui Daniele Pagliari, dopo un lungo infortunio che lo scorso anno l'ha penalizzato, sta ritornando a buonissimi livelli, non è riuscito ancora qui a Roma ad agguantare il successo che è andato ieri a Giacomo Nisi. A proposito di meteo, tre giorni quasi estivi e quello di oggi, quello di Villa Panfili, è addirittura il più caldo dei tre, con la temperatura che è arrivata addirittura a 27 gradi, pensate un po', a inizio maggio. Assolutamente sì, qua abbiamo Michele Pecora dalla Campania, sono molto attivi a livello campano e hanno questo atleta, questo Marek Adam, molto bravo, è un loro pupillo, qui è Di Sandri.
curiosa questa questo connubio che si sta creando tra questa disciplina e una regione come la Campania. Uno penserebbe più all'orienteering come sport da tracciati nordici o comunque più ideali appunto a boschi, a monti, magari sì, del Trentino o del Veneto. Sono quei casi della vita, lì c'è la famiglia appunto di Davide Pecora, hanno questa piccola società ad Agropoli e il caso ha voluto che poi i campani si radunassero attorno a questo gruppo sportivo e lì hanno creato una piccola eccellenza che sta portando avanti dei bellissimi progetti sia agonistici che didattici poi sulle scuole, mentre Sara Rollins oggi sembra veramente in forma, sta volando verso il traguardo. Grandissima protagonista di questa tre giorni romana, Sara Rollins, anche qui la Nisi. Fatica di Giacomo Nisi che sta evidentemente sentendo il grande caldo, nonostante sia poi abbia una canottierina e un paio di shorts indosso. Molti gli stranieri, come ti dicevo, più del 50% gli stranieri in gara, quindi un grande successo sicuramente a livello organizzativo. Eh sì, abbiamo detto 21 nazioni rappresentate, quindi... Sì, perché per così è una bellissima occasione in questo ponte visitare Roma e fare quello che è il proprio sport preferito. Qui abbiamo visto gli arrivi dei giovanissimi e soprattutto stiamo vedendo quello di Sara Rollins, a questo punto grandissima favorita e direi per la vittoria finale. Direi che tu hai seguito tanti giri d'Italia, tappa e maglia oggi. Eh sì, grande doppietta per la britannica. Niente da fare neanche per Lucia Curzio, non riesce ad insinuare la prima posizione che va a Sara Rollins e quindi che si aggiudica la vittoria odierna ma anche quella generale del meeting. Vediamo invece cosa succederà tra i maschi. Eh sì, stiamo assistendo per ora all'arrivo delle ragazze, questa è Adrian Brandi. Sembra piuttosto provata Adrian. Abbastanza affaticata, paga forse anche la splendida prestazione del giorno prima. Certo, però ieri almeno una bellissima vittoria l'ha portata a casa, quindi la sua soddisfazione di vincere nella propria città deve essere un bilancio comunque positivo, senz'altro. Assolutamente, però attenzione, ti avevo detto che questo era un ragazzo molto regolare e oggi sta mettendo a segno un tempo veramente importante, difficile secondo me riuscire a batterlo. Pekka Lassila, il finlandese, serissimo candidato a questo punto per la vittoria finale. Direi di sì, perché che le fiocca è dietro. Daniele Pagliari non sembra avere disputato la sua miglior prova, però ci sono ancora un paio di concorrenti che potrebbero dire la loro. Lontana anche Maria Novella Sbaraglia, eccola che conclude la sua fatica. Ecco Marek Adam, forse ci si aspettava di più dopo la prima prova, Pietro. Sì, ci si poteva aspettare di più, però come ha detto anche lui, un po' di ruggine nei meccanismi proprio tecnici dell'orientamento, quindi fisicamente era pronto, però diciamo così le tecniche di orientamento vanno un po' rispolverate e rese di nuovo brillanti. Eh sì, la conferma di quanto abbiamo già detto, non basta essere solo veloci. No, non ce la fa Nisi. Quindi direi che a questo punto possiamo dire che la vittoria è andata in Scandinavia. A due stranieri? Sì, assolutamente sì. Ecco qui, questo è il risultato degli uomini, col finlandese Pekka Lassila davanti a Giacomo Nisi e a Marek Adam. E per quanto riguarda le ragazze, dunque il trionfo della britannica Sara Rollins davanti a due italiane, Lucia Curzio e Adrian Brandi. Questo è il risultato conclusivo del meeting di Roma. Oggi per l'occasione è arrivato a Roma anche il presidente della FISO, Mauro Gazzerro, poi c'è anche il presidente della Regione Lazio, inteso come comitato federale, ossia Moretti, Roberto Moretti.
Sarah Rollins al Roma Orienteering Meeting, due successi e un secondo posto, meglio di così non si poteva fare. I had three really great races yesterday. Sono state tre grandi corse, una gara molto complicata. Oggi è stata veramente una grande corsa. È venuta a Roma perché qui c'è anche una parte della sua famiglia, lei è venuta qui ospite e quindi ha potuto stare sia in famiglia che poi concentrarsi su questo sport. Comunque è stato molto bello e sicuramente tornerò. Ari-Pekka Lassila dalla Finlandia per vincere a Roma. Beh, prima di tutto voglio ringraziare gli organizzatori di questo meeting. È stata la mia tre prove completamente differenti. Nella prima c'era molta gente, poi dopo le seconde più tecniche nel parco, comunque è stato favoloso. È stata la mia prima volta in Italia. Oggi ho commesso in particolare due errori, ma sono molto soddisfatto. E per fortuna che ha commesso degli errori, riescono sempre a vincere loro, insomma, l'abbiamo detto, Finlandia, sì. Svezia, Norvegia. A suo dire lui non è un atleta di primissimo livello, comunque è un ottimo atleta e partecipa alle grandi staffette nordiche. Questo è il podio. L'ha dimostrato anche in questa occasione e questo è il momento delle premiazioni ufficiali, l'ufficializzazione del podio. Assolutamente sì, premia il presidente della FISO Mauro Gazzerro e questi invece sono gli uomini. Eccolo qua, Pekka Lassila. Insomma è partito in sordina, poi questa rimonta e alla fine ha piazzato la botta finale. Sì, sì, assolutamente meritata la vittoria sia per la Rollins che per Lassila. Oggi si disputava anche il campionato italiano non udenti. Si chiude la tre giorni. Daniele Guardini, organizzatori soddisfatti? Siamo sicuramente soddisfatti, dopo l'esperienza di un anno e mezzo fa sicuramente le nostre basi tecniche e logistiche per l'organizzazione di un evento di questa portata erano decisamente migliori perché eravamo inesperti al tempo, quindi possiamo dire che questa prova ci ha ulteriormente maturato e vedremo per una futura edizione quello che riusciremo a mettere in campo. Umberto Soldatelli, vicepresidente CONI Lazio, e Roberto Moretti, presidente FISO Lazio, a voi il bilancio di questo evento. Riuscire a coinvolgere come questa mattina tanti giovani e meno giovani, ma soprattutto le famiglie attraverso lo sport ed il CONI Lazio in particolare e nella fattispecie la FISO, credo che stiamo facendo insieme un grosso lavoro, Presidente. Un augurio e un ringraziamento agli organizzatori e spero insomma che il prossimo anno, al di là dei tanti impegni istituzionali, possa essere tra noi anche il presidente regionale del CONI, Riccardo Viola, grazie. Il bilancio della giornata e dei tre giorni è più che soddisfacente, i numeri parlano da soli, abbiamo avuto quasi 500 presenze, 21 nazioni, insomma una bella risposta a un quasi tradizionale oramai appuntamento che Roma vuole proporre al mondo orientistico ogni due anni. Fra due anni e nel frattempo sicuramente l'attività qui non si ferma e lo dico a tutti quelli che vogliono provare il nostro sport, avremo decine e decine di appuntamenti che ci porteranno poi nuovamente a questo appuntamento internazionale fra due anni. Grazie ancora. Molto bene, dunque con queste splendide immagini di chiusura direi che possiamo fermarci qui, gentili telespettatori, grazie per averci seguito. Io ringrazio per l'assistenza tecnica Daniele Casagrande, ma soprattutto la voce tecnica dell'Orienteering, Pietro Illarietti. Beh, grazie, in tema di ringraziamenti ringraziamo anche Claudio Russo e Francesco Buffa che sono gli operatori. I prossimi appuntamenti sono campionati italiani di Lavarone e poi ci si sposta all'Aquila. Eventi che come al solito potrete seguire su Rai Sport. Bene, con questo è davvero tutto, grazie ancora per averci seguito e a voi tutti, amici di Rai Sport, un buon proseguimento con i nostri programmi.